Professor, buongiorno. A parte Marino ci sono altri indisponibili? No, tutti arruolati. Viene anche Albadoro, che ha recuperato, quindi siamo al gran completo, tranne Marino. Quindi Albadoro difendi, in base alle sue scelte, potrebbero essere utilizzati anche dall'inizio? Potrebbero anche giocare all'inizio, sì. Oh, mister, due giorni fa, se non sbaglio, durante le prove tattiche diceva ai giocatori, se ho ben capito quantomeno, che il Palermo è tutta corsa e poco palleggio, e quindi è impostato un po' questo tipo di gara. È così oppure sarà una gara un po' più a bassi ritmi? Il Palermo è una squadra che ha le più grandi individualità della Serie B, ha un gioco individuale, non ha una grande organizzazione a livello di squadra, ma ha 16-17 campioni, quindi quando hai giocatori che hanno estro è difficile organizzare una partita contro il talento nulla si può fare. Dobbiamo solamente essere bravi noi ad essere molto organizzati, colpirli nei loro punti deboli, perché ce l'hanno soprattutto in casa, e lo dimostra le due sconfitte che hanno fatto con due squadre, una con il 4-3-1-2 e una con una squadra che ha giocato a specchio, il 5-3-2, che era il Novara. E ha sofferto anche molto con un 5-3-2 del Venezia facendo 0-0, quindi è una squadra che ha dei punti deboli, soprattutto in casa, e noi dobbiamo essere bravi a sfruttare queste loro deficienze. Ma noi naturalmente dovremmo fare una partita al 120% per fronteggiare la prima della classe, perché andiamo a giocare con una squadra che ha 7, 8, 9 nazionali, ha 6-7 paesi che rappresentano i loro giocatori, quindi non vorrei stare nei panni del loro allenatore quando deve fare un po' di tattica, perché farsi capire già è difficile dai nostri italiani, figuriamoci da 7 nazionalità diverse entro uno spogliatoio, che casino che ci può essere. Però questi sono problemi del Palermo, io ne parlo solamente per mia curiosità e per mia conoscenza, ma se il calcio purtroppo va avanti così ci dovremo adeguare. Io sono fortunato perché ho un presidente che mi prende o Ternani o italiani, quindi non ho problemi con la lingua. Oh, per approfittare dei punti deboli del Palermo servirà una ampia percentuale di finalizzazione. Ho visto che in settimana in particolar modo ha spronato Carretta. Non è un finalizzatore Carretta, però insomma gli ha fatto presente che dopo un errore sotto porta deve essere più deciso, sì. Se ho ben capito. Solo nelle conclusioni lui deve migliorare, perché se lui pensa che facendo la corsa, lui è molto convinto che voi quando vedete Carretta che cosa pensate? In velocità arriva primo, poi quando arriva davanti al portiere voi che pensate? Che sbaglia. Ecco, io gli ho detto solo questo, deve ragionare che la sua forza non è la corsa, la sua forza è il gol. Allora se lui si concentra sulla forza che deve fare il gol, perché quella è l'atto principale, perché poi tutti si ricordano del gol sbagliato, non che Carretta in velocità arriva primo. Gli ho fatto capire questa piccola differenza, che quando arriva davanti al portiere lui si sente appagato, che pensa già di aver fatto tutto. Non è così. Lui deve fare il tutto quando mette la palla in rete, se vuole diventare un giocatore importante, se no rimane a fare queste categorie, Serie C, Serie B, è un grande lusso, perché come quando tu vedi una bella donna, però ci esci, e quindi qua bella donna può stare bene, lo sta, e così è Carretta. Il ritorno a disposizione di Signorini implica il ritorno alla difesa al 3 oppure... No, ma c'ho tutto il volo aereo, c'ho domani mattina. Guarda, io ti dico la verità, voglio giocare con 4 attaccanti e una mezza punta, voglio giocare come ho finito con il Parma, però devo parlare con i ragazzi, devo capire, perché per me noi possiamo fare tutti i moduli. Questa è una squadra che deve giocare con molti attaccanti se vuole realizzare qualcosa. Quando gioca con meno attaccanti, che aspetta, questa non è una squadra che in questo momento può ragionare e può giocare pensando di poter fare risultato, perché ancora non abbiamo quella maturità di una squadra di Serie B esperta. Noi siamo una squadra che deve giocare distinto, con i nostri principi, ma senza pensare. Era una frase che dicevo in ritiro, e io lì l'ho detta tanto per dire, però mi sto convincendo che questa squadra quando non pensa fa male a tutti. Quindi non è un caso che ieri ha provato ripetutamente un po' la difesa 3-2-3-2. Sì.
È un 3-2-1-4, chiamatelo anche 3-2-1-3, come volete voi, però io sono convinto che noi abbiamo tre difensori forti, abbiamo due centrocampisti forti e se vogliamo spaccare la partita 5 dietro e 5 avanti, io ci sto. Perché per me noi i 5 avanti possiamo far male. E i 5 dietro ci possono dare quella giusta copertura e protezione alla nostra squadra, perché se noi rimaniamo 5 avanti vuol dire che loro rimangono in 7. E quindi se loro rimangono in 7 mi attaccano in 3 e noi difendiamo sempre in 5. Per come vedo il calcio io e come lo vedono soprattutto nella Serie B, perché io la Serie B vedo poche squadre che giocano a parità numerica in fase difensiva. Io vedo sempre difesa arcigna 5 contro due attaccanti massimo. Quindi noi dobbiamo sfruttare le nostre caratteristiche. Questa è una squadra che ha sempre fatto tanti gol in trasferta, tanti, purtroppo raccogliendo briciole. Mister, nel quarto d'ora, nei 20 minuti finali contro il Parma, quando lei ha giocato comunque con 5 punte, Sì. no? Io ho rivisto la partita con attenzione e ho trovato la conferma a quella che era stata la mia impressione sul momento. Il Parma non è mai ripartito, perché l'unica conclusione è arrivata da un corner da sinistra. Qual è stato il segreto per evitare ripartenze che potrebbe evidentemente essere riproposto a Palermo? C'è stata una chiave di lettura, qualcosa che ha consentito questo equilibrio? Nel primo tempo il Parma 2 che ci ha messo in difficoltà. Palleggio dal basso. I due esterni bassi. Io ho fatto altro che mettere due punte lì. Loro non si sono più mossi. Centrocampo si è dovuto abbassare perché dovevano marcare Tremolata. Due punte centrali dovevano essere marcate a due centrali più un play basso che gli si abbassava. Quindi non potevano mai ripartire. Quando ripartivano con due giocatori. E noi eravamo sempre tre più Paolucci. Ecco perché non sono partiti. Ecco perché bisogna cambiare a volte atteggiamento e bisogna anche sacrificare. Perché io con il Parma ho sacrificato Bombaggi che non avrei mai tolto se la squadra faceva quello che noi avevamo lavorato in settimana con i due attaccanti, invece di rimanere sui due centrali, si doveva allargare sui due terzini per non farli giocare. Purtroppo a volte i calciatori gli spieghi le cose, gliele dici, però poi in campo è un'altra cosa. E quindi io sono stato costretto forza di cambiare modulo e purtroppo ci ha rimesso il fuoro Bombaggi. Io dentro di me, conoscendo Bombaggi, avrei tirato fuori Angiulli. Però ho ragionato che Bombaggi non so, non sapevo quanta resistenza ci Autonomia. aveva, poi dovevo fare un altro cambio, invece io l'ultimo cambio me lo volevo giocare con Tiscioni perché avevo in mente di attaccarli con quattro giocatori. Infatti noi con quattro punte siamo stati lì per vincere la partita. Mister, una curiosità, quindi era 3-2-1-4 anche quello col Parma? Noi Sì. l'abbiamo letto 3-2-3-2 e abbiamo sbagliato. No, sì. Se voi avete visto, giocava larghissimo Caretta e larghissimo Tiscione, due punte centrale e Tremolata. Io non ho mai fatto rientrare loro, l'ho lasciati sempre larghi. Se te vedi l'azione del gol, cross di Tiscione sulla bandierina, io ho due punte centrali Sì. e c'ho Caretta che attacca il secondo palo e Tremolata che viene a rimorchio. Arrivo, certo. Quindi questo qui. Poi è normale che se parte il terzino di Tiscione, Carretta mi deve dare una mano e si va ad attaccare con i centrocampisti e addirittura si deve attaccare anche i difensori. Però quelle sono altre situazioni che io gli dico, guarda, non accadranno mai, perché quando un difensore ti vede una punta lì, il difensore non si muove. E queste teorie sono te teorie di allenatori dove hanno dei grandissimi attaccanti. Fanno questo perché io sono un attaccante forte, ne metto quattro, prima o poi il gol me lo fanno. Noi non abbiamo grandissimi attaccanti, però abbiamo gente che fa sempre gol, creano tanto e purtroppo sbagliamo qualche palla di più. Allora, lei naturalmente dubbi non ne ha perché No, io non ho credo, dubbi, io appunto. non ho neanche certezze. Io ho in mente, adesso stanotte ci avrò tutta la notte per rivedermi due o tre partite loro e devo capire dove poterli affrontare sapendo dei miei giocatori, perché ogni mio giocatore ha una caratteristica, c'è quello che più si inserisce, c'è più quello che mi dà copertura, c'è più quello che mi palleggia. Devo capire questo. Sicuramente è una squadra che noi dobbiamo prendere in velocità. Quindi questa è una partita che sono avvantaggiati tutti i giocatori che sono veloci. Perché loro partono palla al piede in difesa e portano la palla in porta. Loro non arrivano col palleggio, non arrivano col fraseggio, loro arrivano con l'azione individuale. Prende la palla Coronato, parte da tre quarti e arriva in porta. Prende la palla l'ex giocatore della Ternana sulla fascia, prende la palla in difesa e la porta in porta. Io non ho visto mai il Palermo fare un'azione manovrata dalla difesa dal basso, fare otto passaggi e arrivare a fare gol. Con due passaggi palla al giocatore che gli manca, perché con tutti questi nomi stranieri io non riesco neanche a impararli, pensa si poteva allenare. Mistrovski, Come si chiama? Mistrovski. E quell'altro con l'attivo si chiama?
Traikowski. Richiami Aikoski, sono tutti Aikoski. Su Coronado che potrebbe essere un non si può marcare, è un giocatore troppo forte. È un giocatore forte, dobbiamo essere bravi noi di reparto, ma un giocatore così forte come fa a marcarlo? È tecnico, ti salta l'uomo, è veloce, c'ha un gran tiro, se c'ho un fucile gli sparo. E se gli sparo allora non la prende. È un giocatore forte, dobbiamo essere bravi noi con l'organizzazione, lo di marcare davanti, lo di marcare. È un giocatore tipo Han, forse più maturo, forse più forte, però ha quelle caratteristiche. Giocatore rapido che ti punta e ti mette a sedere. Forse Han è più finalizzatore, è più goleador, lui è più sudamericano, quindi è estroso, l'ultimo passaggio lo sa fare, il tiro dai 30 metri. Vediamo il gol che ha fatto a Bari, ha fatto una palla, ha preso palla a tre quarti, è partito due passi e tirato in porta. E questo è un giocatore immarcabile secondo me, e lì dobbiamo essere bravi noi come organizzazione di squadra. Metteremo delle persone adatte a marcare un giocatore che lui quando prende la palla la prima cosa che fa punta la porta, poi decide o passa o tira, e di solito non sbaglia. Ad oggi l'autonomia di Bombaggi quant'è? Ma Bombaggi può giocare, Bombaggi gli manca la partita perché quando un giocatore manca gli mancano quelle certezze della partita dei 90 minuti, adesso può reggere tutta la partita, è un giocatore che io conosco molto bene, però purtroppo ha perso il tempo, e il tempo giocato non te lo ridà più nessuno, ti puoi allenare quanto ti pare, puoi stare tre anni a allenarti, puoi fare quello che ti vuoi, puoi avere una condizione esplosiva al 100%, puoi avere i test migliori di velocità, di resistenza, ma la partita è tutt'altra cosa. La partita ti dà spazi e tempi che l'allenamento non ti può dare. Coronado, lei lo immagino trequartista dietro Traikowski o interno di centrocampo? No, per me lui è una seconda punta, non è un tre. Il trequartista per me è più un palleggiatore, nel mio calcio è Tremolato il trequartista ideale, che sa fare tutte e due le fasi. Certo, se ci avesse la cattiveria di Coronado, Tremolato sarebbe il top e non sarebbe a giocare qui a Terni, ma sicuramente... Lui ha iniziato la carriera con l'Inter, stava su quei livelli, gli manca poco, dipende da lui, dipende dalla sua, deve maturare, deve capire che lui è un giocatore importante dove c'è la zona di campo importante. Se lui diventa importante in una zona di campo dove non è importante, è un giocatore normale, dove tutti possono giocare, perché sono giocatori che possono giocare a tre quarti, giocatori che possono giocare a centrocampo. Però i giocatori che giocano a tre quarti a centrocampo non possono giocare vicino alla porta perché non hanno i tempi di reazione per fare l'ultimo passaggio e il tiro in porta. Caratteristiche che Tremolata ha, e quindi a me mi fa arrabbiare quando lui va a prendere la palla a destra e a sinistra e non ce deve andare. Dice: mister, non mi arriva, non mi interessa. Non tocca 10 palle, toccane una e fa gol. Serve quello tanto nel calcio. Ma